Ok, è ora di mostrare agli alieni la potenza del tartaplano. Useremo il tartacannone. Fuoco, fuoco. Eh? What, wow, what? Sono così diabolico. Ho concesso loro l'onore di farsi abbattere da me. Principe Bowser, lei è il migliore. Lei è il Koopa dei Koopa. Ma... Qua... Sei stupido. Sto soffiando sui miei comandi. Oh, chi ti ha dato un brevetto di volo? Fai attenzione, pivello. Principe Bowser, guardi, è ore 4. È ora di fare merenda. Wow, paradossi temporali, non va bene. Gli Snoop stanno attaccando un villaggio. Quali sono i suoi ordini? Lo aiutiamo? Accidenti! E non è la merenda! Ho detto io, Bowser Junior. Noi! Nessuno ha visto niente, è chiaro? Accidermolina! La principessa non approva! Signorino Bowser, non aiutare quella povera gente è riprovevole! Credo che con tutte quelle... Ok. Le orecchie! Ce le sfonda! Va bene, ok, l'aiutiamo! Basta che quando stia zitta! Torno al cannone! Fuoco! Fuoco! Holy shit! What? Ecco, contenta? Adesso è il vostro turno! Rosso, vai a prenderli! Verde, accompagnalo! Ah, ecco perché era... perché c'era quest'area così a caso. Signorini, se non vi ha di troppo disturbo, andate a vedere come sta quella gente. Ciò farà contenta la principessa e forse ci eviterà ulteriori esplosioni di pianto. Io attenderò qui il vostro trionfale ritorno. In bocca al lupo. Ok, mandare due bambini così alla deriva in una specie di cosa dove ci sono degli alieni, sembra una buona idea. Oh, ce ne sono ancora due. Wow, battaglia con Baby Mario e Baby Luigi? Signorina Luigi! Devo dire una cosa, usi Y! Sì! Wow, non li uccideremo mai. Oh! Oh! Signorini, vediamo come funzionano gli strumenti fratelli, ok? Per esserli, per usarli, ok, dovete essere almeno in due. Ecco, prendete questi gusci verdi. Bene, come potete vedere, tra i comandi ha perso il blocco strumenti fratelli. Per usare i gusci verdi, seguite le istruzioni che compaiono allo schermo quando li scegliete. Leggete bene e imparerete. Oh, fuck, suona al telefono. Shit! Ok, scusate. Selezioniamo il blocco. E usiamo i gusci verdi. Semplicemente premiamo il nostro pulsante quando ci si avvicina al guscio. Faremo tanti danni. Così, di fila. Però diventa sempre più veloce. Ed è andato. Ok, possiamo sceglierlo anche dalla parte di Luigi. In questo gioco al posto di usare dei punti, sono numerati. Quindi, ups, ecco, se è sbagliato succede quello. Quindi, possiamo non abbiamo un limite di punti, come i punti potenza in Pokémon, ma abbiamo più un limite, come se fossero degli oggetti, diciamo così. Quello che succede quando avete fortuna, un colpo critico praticamente. Sì, ok, ho capito. Ok, è andato. Benissimo. Siete stati bravissimi. A vederli da vicino noto una certa somiglianza tra voi due e questi signori. Quei terribili alieni. Potrebbero essercene altri. Credo sia meglio portarli al tartaplano.
Quei mostri, il loro arrivo è stato un orribile incubo. È successo così in fretta. Vogliono il protagonista del regno dei funghi. Oh shit. Oh my god. Invasione aliena. Il villaggio è distrutto. E anche il castello. Oh shit. Oh my god. E così accadde. Castello perduto. Mi piace un sacco l'animazione di Bowser Jr. Tipo un telefono. Parla principe Bowser. Kamek, vieni qui. Porta tanta prata al volo. Principe! E l'alieno rimane lì senza sparare, ovviamente. Of course. È orribile. What the fuck? Come diamine hanno fatto? Scommetto che adesso lo chiamano Castello Shroob. E che ci abita il loro leader, la principessa Shroob. A pippa la tua papà. Papà Roro. E basta! Buon sono semplice il balloso io! Chi vi dani chi? Oh no, ma non si può qui! Ok ragazzi, scusate per l'inconvenienza con l'audio. E niente, siamo arrivati al castello di Bowser dopo aver ricevuto un messaggio dalla cosiddetta principessa Shroob. Siamo atterrati, tra virgolette, nel castello di Bowser del passato, quindi per il momento è il castello di Baby Bowser. E niente, credo che continueremo nel castello così, magari un pochino più di battaglia con qualche nuovo nemico, come per esempio un Goomba. Oh my god, che in teoria dovrebbe essere la prima, il primo nemico non so parlare in italiano, perdonatemi. Sarebbe tipo il primo nemico da affrontare in un gioco di Mario. Oh my god.
E abbiamo anche ottenuto le mosse speciali, i gusci verdi. Se andiamo a vedere nel nostro inventario, possiamo vedere qua che abbiamo 11 usi per i gusci verdi, che comunque si possono usare sia con i bambini sia con gli adulti, quindi non c'è nessuna restrizione, almeno per il momento. Goomba, wow, che fortuna. È la prima volta che vediamo un che fortuna in questa let's play. Ok, almeno adesso vediamo come attaccano. Oh, semplicemente. Semplicemente semplice. Ok, mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di finire questo gioco, perché... cioè, non... ok, ridico quello che volevo dire, riformulo la frase, perché così sembrava che volessi smettere di giocare. No, perché mi piace tanto questo gioco, voglio giocarlo tutto tipo in una seduta. Ma non posso. Because life sucks. Siamo più veloci? Luigi è più veloce di un Goomba? What? Luigi non può essere più veloce di niente. Vorremmo salvare anche molti soldi per le... come si dicono? Per le spille. Credo che si chiamano così in questo gioco. Vabbè, quando vedremo... vedremo poi, ve le spiegherò. Un fungo. Oh yeah. Oh yeah, Mr. Krabs. Ok. Oh, dovrò sconfiggerli tutti, perché sennò poi rimaniamo indietro di livello. Un nuovo nemico, buh. Come vedete ha aperto l'occhio sinistro, quindi attaccava Luigi. Almeno questo è come penso attacchi, buh. Vedete, ha aperto l'altro occhio, quindi attaccherà con Mario. Cioè, attaccherà Mario. Sono anche abbastanza semplici i pattern di questi nemici. Basta che, anche se poi prendete qualche danno la prima volta, non è un problema. Poi le imparate e li riuscirete a contrattaccare sempre. E prendi il blocco. Vedete, quella era una moneta da? Non mi ricordo quanto. Tipo 50, mi sembrava. O 20, boh. Non lo so. Ok, credo... ok, stavo per dire. Credo di aver sconfitto tutti, però manca ancora un... innocuo. Ho visto una cosa che mi ucciderà. Ve la spiego quando finisce questa battaglia. Ok, io questa è una cosa che so per esperienza, perché c'è stata anche in praticamente credo tutti gli altri Mario e Luigi. Quando c'è una X nel terreno, bisognerà usare un'abilità che impareremo in futuro per scavare dentro, e ci sarà dentro sotto qualcosa. E io ho l'idea di collezionare tutte quelle cose che sono nascoste sotto le X. Il problema è che dovremo tornare indietro a questi posti, e quindi dovremmo tipo ricordarci bene le posizioni. Oh my god, sono sorpreso di non essere caduto. Adesso vedrete che cadrò subito così, perché karma. Ma non è neanche karma. Cosa sto dicendo? Goomba, mille Goomba. Oh, un'altra. Sì, è pieno di roba. Mamma mia. Ok. What? Credo che si sia spaccato il cranio, però. What? Come diamine hanno fatto a salire là sopra? Ok. Fate come volete, bambini. Babies! Of course. Luigi, you're gonna fall in the lava. Scommetto che cade ancora sulla testa di Luigi. Ah, paura. Fa la stessa faccia di Luigi, da. Mario! Forse potresti usarmi come fosse un materasso. Sai, sono molto morbido. Magari alla vista della mia morbida pelle, Baby Luigi si farà coraggio e salterà. Credo che ci faresti molto più male a saltare su una valigia che su una persona. Però... oh beh. Abbiamo trovato i bimbi. Adesso ci siamo tutti. Avanti a tutto gas. Ok. E i bimbi? Ok. Of course. Ma prendeteli in braccio, no?
Andiamo in via? Ho avuto un po' troppa fretta, mi sono dimenticato di spiegarvi come muovermi in gruppo, come muovervi in gruppo. Purtroppo i bimbi non possono capire le mie istruzioni, che situazione. Piangono senza fare rumore, tipo... Quello era un piatto senza rumore. Non ci credete? Beh, era senza rumore, quindi non potete sentirlo. Ok. Sembrava lo stesse per buttarlo nella lava, tipo... Fuck you. Picchialo, Luigi. Child abuse. Vomita. Addosso al bambino, vomita. Yahoo! Ok. Cosa sta facendo Luigi? Unite le forze. Si sono probabilmente uccisi a vicenda. Guardate la parte in alto a destra dello schermo. Ah, ok. Quando le icone sono così, si muovono solo Mario e Luigi. Su, fatemi un giretto. Fatemi sapere quando volete procedere. Ok. Per far muovere i bimbi per conto loro è sufficiente premere X o Y. Su, piccoli, muovetemi. Muovetevi. Ah, ok. Semplice. Sembra abbastanza semplice. È possibile controllare Mario e Luigi oppure il loro alter ego in miniatura, ma l'informazionizzazione non finisce qui, ok? Questo è utilissimo. Mario e Luigi, voi due potete prendere i bambini in spalla. Vabbè, credo che fosse stato ovvio. Oop. Ok, semplice. I bimbi vi salgono in spalla anche quando sono loro ad avvicinarsi a voi. Bene, adesso andiamo a cercare gli altri. Avanti a tutto gas! Bene. Avanti a tutto gas. Ok. Aspetta, cos'è? What? Ok. È la cosa più bella che io abbia mai visto questa. Per aprire la porta posizionare 4 servi sulla pedana. Ok, ah ok, così ci dicono che servono 4 persone. Per arrivare in punti troppo alti? Ah, ok. Go! Babies. Oops, continuo a sbagliare i pulsanti. What the fuck is that? Oh, semplicemente richiama... Ok, ho capito. Uff. Luigi, go up! Bene. Ok, quindi stiamo vedendo anche la parte più puzzle del gioco. Dove... Cioè, no, non sono solo battaglie, esplorazione. Ci sono anche dei puzzle, per esempio. Ok. Hit both. Ok. Quindi suppongo che ci saranno posti dove solo bambini o solo adulti possano accedere. Oh, ho trovato un tasto per mettere in pausa. Lo to. Fungo spora. Tipo, per esempio, non lo so. Wow! Questo. Oh, perfetto. Ups, continuo a sbagliare. Big money. Perfetto. Credo che abbiamo preso tutto. Tranne quella maledetta X nel pavimento. Sarà la mia morte. RIP Super Simus 64. Troppi fagioli. Wow. Oh my god. Pulsante sbagliato. Oh my god, it's your father. Oh, un altro punto salvataggio. Salve, prosegui? Yes. Beh, proseguire. Boh. Perché non credo sia abbastanza per un episodio questo tutto, però. Ok, vabbè, apriamo questa porta. Anzi no, ok, semplicemente tiriamo giù quello. E niente, credo che questo sia tutto per l'episodio. Ci stiamo avvicinando, la parte di storia sta sempre rimpicciolendo di più. E i tutorial diventeranno sempre di meno da adesso in poi. E l'esplorazione in questo senso diventerà sempre, fuck, sempre di più. Ma mi sembra ovvio. Quindi io sono stato Super Simo 64. Qui col... Solo il terzo episodio.
di Mario Luigi Fratelli nel Tempo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Bye bye.